Secondo me è stata la miglior partita dell'anno. È vero. Cioè, abbiamo dominato dal primo al 95esimo minuto ed è veramente, mi veniva da piangere a fine partita. Cioè, peggio della sconfitta col Savoia, era inspiegabile. Sai, quelle partite come dici, non è possibile. E perché veramente oggi non è andata dritta una. Non c'è stata partita, loro non hanno superato il centrocampo, peggio del, cioè fosse stata la regina, la Versa, insomma, sembrava ci fossero, cioè se avessimo vinto 6-7 a 0, non avremmo rubato niente. E abbiamo preso questo autogol, assurdo, anche quello, insomma, non si spiega come due poi tra i due nostri giocatori più di esperienza siano riusciti a combinare quella frittata, senza nemmeno attaccanti vicino, non c'era nessuno, veramente. Non trovate, io quella l'ho vista in diretta, quella l'ho rivista negli highlight, non trovate un po' ingenerosi certi commenti? Vi spiego perché. Perché sì, è evidente che c'è stato un errore, il portiere ha chiamato Narciso, ha chiamato la palla, quello l'ha sentito all'ultimo momento, ha fatto un movimento innaturale, alla fine l'ha comunque toccata, perché se teneva la testa alta come all'inizio si era lanciato, la buttava fuori, invece si è Oppure avesse abbassato. fatto un inchino come fa Ben E ma lo Chilwenga, doveva fare meglio, capito? E poi dici, bisogna essere preparati, ci vogliono anni e anni di esperienza per fare quelle cose, per far passare la palla. E quando non sei preparato, ecco che cosa succede. Però dobbiamo dire che quell'errore, che sicuramente c'è stato, è un errore paragonabile a quello che si è visto nel primo tempo, quando il nostro centravanti solo davanti al portiere. Certo, sì, ma Cioè, infatti sono d'accordo. voglio dire, Sono più gravi gli per un errori degli attaccante quello è attaccanti. ancora peggio, perché Sì. lì bastava toccarla in maniera meno aggressiva, sarebbe entrata. Eccolo, ciao Ciao Vincenzo. Vincenzo. Ora, Buonasera a tutti. vi piace un allenatore che al di là di come mette in campo la squadra riesce a trasmettere questa grinta, questa voglia di giocare? Vincenzo, che dici? A me è piaciuto tantissimo. Io sono stato decisamente colpito dall'atteggiamento del mister in studio. Ha difeso a spada tratta i suoi calciatori, ha dimostrato tantissimo carattere. E anche in studio mi sembra che ha avuto anche un battibecco con un ospite Beh, fisso, diciamo, almeno diciamo, un confronto civile, lo ma scambio di vedute deciso, deciso, eh. abbastanza. Però non si è Sì, sottratto, abbastanza. non si è sottratto. La domanda è Sì, ma stata proprio posta. abbastanza. L'unica volta che l'ho visto forse in difficoltà è grazie, insomma, ecco, Sì. che l'ha fatto diventare rosso. Io abbiamo fatto una domanda, la puntata intera purtroppo non l'ho vista, però se c'è comunque una particolarità del mister De Zerbi, che comunque non è soltanto secondo me un buon allenatore, ma soprattutto anche cerca anche un po' di capire quella che è la psicologia, la testa, ecco, di ciascun giocatore, e soprattutto cercare di adattarsi di conseguenza, nel senso che è anche un buon motivatore, capisce, cioè capisce il giocatore fin dove può arrivare, e magari invece riesce a distinguere quello che invece che magari un talento e può fare molto, molto di più. Un allenatore che soprattutto è un ottimo allenatore anche perché si assume le responsabilità, soprattutto quando ci sono, quando magari facciamo un po' delle brutte figure. E guardatemi, signori, un allenatore che comunque chiede scusa di questi tempi è veramente una cosa molto, molto, molto rara. Quindi è un gesto soprattutto di grande signorità, responsabilità e soprattutto professionalità. Nel senso, questi allenatori grintosi di carattere, secondo me, fanno sempre bene. Un esempio in alto livello, per esempio Conte, è chiaro, quando dovevi giocare a Juventus, vedevi tutti con la rabbia in corpo proprio quando giocavano. È chiaro che si mangiavano il campo, e così deve essere. E lo stesso allenatore che ho visto ieri in quella partita lì, ho visto una partita sul Rai No, 1. vabbè, no. Non so adesso, non so di che cosa si No, no, trattasse. io ti parlavo di quando allenava la Juventus, perché Ah, ho anch'io della capito. Juventus Capito. non mi può fidare di E, niente. ma quella partita Scapoli contro Ammogliati, come l'avete vista? Perché Vabbè, meglio Foggia. su questo non ci vuole, A non ci livello vuole di Scapoli, molto, eh. noi l'avremmo battuta la Bulgaria. Sì, poi ci Sì. lamentiamo dei nostri in avanti, ma li avete visti i migliori d'Italia, i presunti migliori d'Italia cosa sono? Cioè noi abbiamo. Poi anche gli schemi, adesso
io non sono un esperto, l'ho detto, però così da spettatore, vedi una partita del Foggia, ti lamenti per il tiki-taka, che il Foggia riesce sempre a creare delle grosse occasioni. Vai in nazionale e il loro schema di gioco è quello del Savoia, cioè prendono la palla, la lanciano lunga e speriamo che qualcuno l'acchiappa. Mi pare che l'allenatore del Savoia costi un po' meno di Conte, mo non so. È giusto adesso fare il paragone fra quello che avete visto oggi in un campo di Serie C e quello che si è visto ieri, il match fra Scapoli e Ammogliati, che qualcuno ha definito due nazionali, però insomma. Non ho mai tifato troppo per la nazionale, onestamente. Cioè, sono sempre stato più legato alla squadra di club che alla nazionale, però chiaramente vedevo le partite, soprattutto le competizioni, diciamo le fasi finali delle competizioni. E quello che ho sempre notato, per esempio, nella nazionale italiana è stata questa sensazione di essere sempre superiori all'avversario, no? Di portare avanti un atteggiamento che poi diventa superficiale alle volte, no? Di presunta superiorità. È quello che poi ci ha sempre fatto prendere delle grosse bastonate, soprattutto da quelle squadre come la Bulgaria ieri, che invece erano una manica di ragazzini che correvano, facevano con qualcuno magari un po' più dotato tecnicamente, però li vedevi, non riuscivano a fare tre passaggi in fila. Quindi, Valentino, nel senso, aggiungere quel. anche la brutta, chiedo scusa, aggiungere anche la brutta figura contro anche Uruguay e la Costa Rica l'anno scorso, chiusa parentesi. Esatto, sì, ma infatti è che quello che è successo, secondo me, con le proporzioni dovute nel nostro atteggiamento, come per dire contro il Savoia, no? È chiaro, se tu giochi contro squadre inferiori con un atteggiamento presuntuoso e quindi perdi poi quella cattiveria che invece dovresti mantenere sempre, è chiaro che poi vai incontro a delle brutte figure. Per questo io spero, ritornando a noi, che De Zerbi possa far tesoro di questo e può tenerci sempre, diciamo, con la massima attenzione, cosa che Conte, per esempio, a differenza della nazionale, riusciva a fare quando era allenatore della Juventus. Grazie. Allora, io voglio dirti una cosa, Biagio. Io sono rimasto un po' deluso inizialmente partendo da Sirigu. Sirigu è, come voi ben sapete, il portiere del Paris Saint-Germain, che è la squadra che l'anno scorso ha vinto la Liga Francese. Certo, sì, siamo d'accordo, la Liga Francese non è quella italiana, non è manco anche quella tedesca. Dico quella tedesca perché è la squadra attualmente il Bayern che produce di più rispetto alle altre. Però comunque ha fatto due grosse brutte figure e io sono rimasto un po' dispiaciuto, premettendo che comunque Sirigu abbia dei problemi nel bloccare la palla. Infatti se voi ci fate caso, avete anche dei highlight su YouTube, esperimenti web, vede sempre che non riesce mai a bloccare la palla come dovrebbe Sirigu. E ha preso comunque due gol che secondo il mio modesto parere, cioè almeno uno poteva anche evitarlo. La difesa è questa difesa alla Juventus. Il problema, signori miei, con tutto il rispetto per Scusa, quale Vincenzo, sarebbe detto stato il anche... gol che poteva evitare? Prego? Quale sarebbe stato il gol che poteva evitare Sirigu? Ma secondo Il me primo. uno almeno secondo me il secondo comunque lo poteva il primo il secondo secondo me poteva Vabbè, prenderlo. che. Secondo me Dolore, sì. insomma. Comunque secondo me vabbè, comunque Sirigu signore, cioè, stiamo parlando comunque di un buon portiere per come la vedo io. Poi voglio dire una cosa che ho detto anche a Vincenzo. Conte è un vincente in Italia, ma Conte non ha la più pallida idea di cosa sia una Champions League. Cioè, le squadre, signori, vanno, secondo il mio modesto punto di vista, pesate soprattutto in Europa. Perché si sa, perché lì che bisogna vedere come devi fare. Il problema è che Conte all'estero non è che è sempre stato un vincente, perché comunque l'IP ha vinto nel 2006, al di là di tutto. Perché comunque uno che ti ha portato Juventus in Champions League e ti ha fatto anche vincere l'IP, la Champions League. Conte non è così. Poi hanno discusso sui giocatori cosiddetti oriundi. Ma signori, ben che venga. Giocatori che abbiano comunque che siano nati comunque all'estero, come i signori ci possono anche cambiare il modo di concepire il calcio, perché comunque il nostro è un calcio purtroppo monotono. Poi, cioè, secondo me andrebbero riviste, secondo il mio modesto punto di vista, alcune cose. Poi, come ha detto Valentina, siamo presuntuosi e di fatti perdiamo, cioè, noi non abbiamo perso. Cioè, signori, noi abbiamo fatto la prima partita seria dove si vedeva l'Italia contro la Croazia. E la Croazia ha dato filo da torcere e ieri ha vinto 5-1 contro la Norvegia, che 5 gol non si fanno così. E questa poi è la Foggia seconda ne fa anche partita, il sei a volte. Foggia ne fa neanche 6 e tu ti vedi invece che poi contro la Bulgaria non riusciamo a fare la stessa cosa. Signori, Certo. io ho detto a Biagio ieri, se riusciamo a vedere ai quarti di finale sarà veramente tanto, perché questo, cioè, non vorrei che poi ci siano brutte figure, e no, qua si sta a litigare su quei giocatori che sono nati in Italia e che non sono nati in Italia ma all'estero. Ma niente, allora, per quanto riguarda Conte, secondo me Conte è un grande allenatore.
Non è un selezionatore, lui ha bisogno di tenere la squadra tutta la settimana, quindi ha bisogno di inculcare la motivazione del giocatore, perché alla Juve ha fatto benissimo. Ok, è vero quello che dice Manu, non ha esperienza, però l'esperienza uno anche se la crea. E alla Juve non si può dire che ha fatto male, insomma, voglio dire, come diceva Valentino, si mangiavano le erbe nel campo perché avevano voglia di fare. Erano sempre i primi, specialmente sulle seconde palle, quindi voglio dire, il difetto che ha Conte è che non riesce a tenere un cece in bocca, come si dice da queste parti, cioè le cose pane al pane, vino e vino, come siamo noi in Puglia, insomma. Perché nella Bulgaria c'era un Popov che ieri ha fatto quello che gli pareva a centrocampo, quindi voglio dire. Con quello schema di gioco, l'Italia è andata subito in difficoltà. E non dimentichiamo che, secondo me, ha influito molto il gol, subito iniziale, che poi è un autogol, e che sicuramente nella testa dei giocatori, secondo me, li ha scaricati di quell'attenzione che era necessaria. È un po' come è successo anche a Foggia, no? Quando segni subito ti scarichi e quindi insomma ecco, ci sono stati quei due gol che erano evitabilissimi, però tutto sommato insomma, siamo riusciti a recuperare la partita. E con gli Oriundi sono d'accordo con Manu e ben vengano, voglio dire, danno quel quid in più, anche tecnico che ne abbiamo bisogno, quindi avanti così. Allora, beh, parte Sirigu, secondo me, un buon portiere. Tra l'altro, ci ho fatto pure male quando parava nella Cremonese con cui noi perdemmo la semifinale dei playoff. Però volevo dire, rispetto ad altre generazioni di nazionali, questa qui non ha dei campioni. Cioè, si può dire che non ha nessun giocatore rappresentativo con cui uno si può anche identificare, che può tirare un po' tutta la squadra. Non ci sono i Baggio, non c'è un attaccante. Cioè, Zaza Immobile, per quanto gli possiamo volere bene, però sono giocatori giovani, quindi siamo pure in una fase di rifondazione completa. E il compito di Conte non è semplice in questo senso, perché ieri giocavano giocatori che io non so nemmeno in che squadra giocano. C'è cioè quello lì a centrocampo, non so nemmeno come si chiama, uno c'è cioè un Ferrati, nome stranissimo. Ferrati. No, no, ce n'era un altro che è entrato nel secondo tempo, ma non so nemmeno mai sentito nominare Azzurri. prima. No, ma comunque hai ragione, anch'io mi sono trovato Del in Genoa. difficoltà perché effettivamente, giustamente, conosco i giocatori del Foggia. No, Questi però è chiaro che noi prima stanno in c'avevamo un'altra squadra, Maldini, sì, stanno in Serie A però. Cannavaro, Nesta, tutti giocatori fortissimi di livello mondiale. Questi sono giovani, volenterosi, i migliori che abbiamo probabilmente, però è chiaro che non sono campioni. Ma se quelli sono i migliori, comunque, Valentino, la domanda iniziale era: se quelli sono i migliori, noi che squadra abbiamo? Perché sicuramente abbiamo il vantaggio che sono giocatori che sono da diversi mesi che giocano insieme ai nostri. Però da un punto di vista proprio tecnico e da un punto di vista dell'impostazione, la mia impressione è che la squadra di ieri fosse molto lontana dall'essere una squadra, diciamo di livello, cioè, secondo me non può essere quello il miglior gioco che siamo capaci di esprimere in Italia. Non è Però io sono possibile. d'accordo con quello che diceva Vincenzo, che se Conte magari ha bisogno di più tempo, non avendo tempo perché non c'ha gli allenamenti, sfrutta queste partite pure per fare magari delle prove, delle cose. Quindi è chiaro che la qualificazione è difficile, che ci può sfuggire. Quindi magari qualcosa la lascia un po' più, cioè magari prova anche delle cose in queste partite. Io voglio dire una Cioè è cosa. difficile che arriviamo quarti nel Sì, ci genere. dobbiamo impegnare, insomma, per arrivare quarti. Non ce lo regalo il quarto posto, dobbiamo proprio Dai, impegnarci a fondo, a fondo, a fondo e qua vediamo veramente è difficile. se ci impegniamo molto e se facciamo come ieri, qualche E speranza ce in l'abbiamo. ogni caso, anche con questi giocatori, anche ieri, appena abbiamo accelerato 5 minuti, alla fine abbiamo costruito una quantità di palle gol, insomma, Vabbè, abbiamo la comunque, differenza, l'ho signori, io vista. forse mi Sono. è ben chiaro che è il Foggia che voleva arrivare quarto e la nazionale doveva arrivare terza, perché mi sa che hanno Esatto. fatto un po' di confusione. Comunque, Manu, che Infatti, dici? no, io dico una cosa, forse io magari non mi sono espresso bene. Io non ho mai detto che Sigurd non è un gran portiere.
Valentino. No, no, era solo Io ho per detto citare semplicemente Renetti, che si. scusa. No, 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 perché voi parlate, poi io, ma quando parlo io anche vi ascolto oltre le parole. Il punto è anche questo: Sigu è un grande portiere. Io a Biagio ci ho inviato un video, mi pare, su Sirigu, mi pare su YouTube. Il punto è che questo ragazzo, che secondo me è il miglior degno sostituto di Buffon, però mi ho visto un po' giù di tono. Voi, secondo voi, i tiri erano imprendibili, non si potevano parare quelli? Ma il secondo, secondo me, era difficile, insomma, che poteva Un prenderla. portiere, Il come primo? la valutazione Il di un primo? portiere è Il difficile, primo, insomma. insomma. Sì, però a me Sirigu piace da morire, sono orgoglioso che c'è un italiano che sta. Ad esempio, poi c'è questo Verratti che gioca bene nella Liga Spagnola, ma non riesco ancora a inquadrarlo in nazionale. E gioca sempre, mi pare, nel Paris Saint-Germain, Verratti, giusto, Eh Valentino? sì, quindi è in Francia che gioca. Sì, Sai, in tocca pure Francia. capire. Bisogna pure capire alla fine cosa gli chiede l'allenatore, perché anche da noi Quinto magari è criticato per i passaggi orizzontali, però se poi magari sono quelli che gli chiede De Zerbi, voglio criticare, no? Gli fa Scusate se benissimo, faccio dovrebbe. la stecca del coro, però se comunque un allenatore come Conte viene pagato quante? 5 milioni, parecchi, insomma una cifra stratosferica, e quello che attualmente è il cosiddetto vincente, anche se è un'occhiatino a Carlo Ancelotti, che sta ad avere chi Real Madrid, mi pare che era adesso Sì. Carlo Ancelotti, io un'occhiatina a Carlo Ancelotti ce l'avrei anche data. Come io parlo sempre, signori, nell'ottica di poter fare un buon campionato, io mi auguro che proprio facciamo, non dico di vincere, però abbiamo una bella figura, perché io, cioè, a me mi sento, mi rode che non giochiamo benissimo, capito? Perché quando tu giochi contro la Bulgaria ti aspetti una partita a senso unico, come oggi il Foggia contro la Juve Stabia, insomma, e questo è che mi preoccupa tanto. Poi, signori, Però ben. Manuel, Dimmi. secondo me, alla fine, tolto il 2006, che diciamo, secondo la mia opinione, nemmeno lì abbiamo giocato bene. Saranno decenni che l'Italia non gioca bene. Non mi ricordo una competizione in cui ha giocato bene l'Italia. Sì, Cioè, non, quello l'abbiamo vinto veramente, non si sa nemmeno noi come l'abbiamo vinto. dal punto di vista del gioco, vedere giocare il Foggia e nessuno si deve scandalizzare, non è un paragone offensivo perché parliamo della settima squadra del girone C della Serie C, ma vedere giocare il Foggia vuol dire comunque divertirsi. Poi ci saranno dei limiti, un po' tecnici, un po' di sfortuna e i risultati non sono La ancora. Prego? rabbia è proprio questa, Però cioè c'è. vedere giocare in questa maniera e trovarci in quella posizione, ecco, è quella che Io fa rabbia. vorrei ricordarti, Vincenzo, quello che fu il primo campionato di B di Zeman. Il Foggia giocò bene, così come negli anni successivi. Tuttavia, nonostante tutto, e con giocatori non tanto diversi, anche se poi pochissimi innesti arrivarono l'anno successivo, quell'anno il Foggia non andò in Serie A, fece un buon campionato, rischiò nella prima parte del campionato di retrocedere, cioè era in zona retrocessione, poi si riprese e arrivò a sfiorare la lo a sfiorare non la serie, la Serie A, a sfiorare la lotta per la Serie A. Ora, se io sono sempre ottimista, però penso che ne abbiamo motivo. Se si sistemano le questioni societarie, come sembrerebbe, noi ci troviamo di fronte a una squadra che ha sicuramente delle ottime basi e probabilmente giocando così bene i risultati arriveranno l'anno prossimo, anche perché il maestro di tutti noi ha sempre detto la prestazione non può essere occasionale, il risultato sì, perché il risultato, tipo quello di oggi, è un risultato occasionale. La prestazione è frutto di quello che prepari. Quindi, secondo me, la rabbia sì, però se noi giochiamo in questa maniera, quest'anno non eravamo, abbiamo fatto le prime 10 partite in cui abbiamo messo tanti pareggi e quindi questo ci ha alla fine costretto ad arrancare. Ma l'anno prossimo noi partiamo con una squadra già rodata, secondo me cambiando pochi elementi, non tanti, perché se no ricominciamo a doverli fare rodare, ne abbiamo innestati 5, ne devi mettere 3 e manco tutti, perché se ne metti Però più di gli vanno 3, cambiati tu devi. diversi. Prego? È Secondo me ce ne sono diversi. diversi da cambiare, però. Non lo so, guarda, no. Nel senso. Valentino, io dico è un rischio, perché sono arrivati No, non lo anche. so. Tu l'hai visto, sono arrivati anche dei giocatori che sono dei fior di giocatori e sono veramente bravi. Però tu
tutti i giocatori hanno bisogno di tempo per entrare in forma. No, Sostituireste certo. Sarno, lo mandereste via? No, io Sarno lo terrei. Lo Però se fai terresti? in mello andrà via, è chiaro che andrà via. E mi dice una cosa, è Sarno che tu vuoi tenere all'inizio dell'anno, nelle prime partite, quando ha cominciato a giocare, perché all'inizio non lo No, facevano certo. manco giocare. Secondo me si è fatto la pastiera come Certo, la sono fatta come io mezzo, oggi, e quindi ti sento mezzo. Io ti ricordi chiaramente era un po' Mazza lo appesantito. sostenevo dall'inizio. Dall'inizio dicevo di aspettare Mazza. Infatti, adesso comunque sta giocando meglio. Ti Ma ricordi di tutti i Mazza ha giocatori? fatto Ma Mazza, come... un gesto tecnico oggi spettacolare, no, però però al di dovete. là della punizione, sta giocando bene nelle ultime Certo. partite. Insomma, Però però. dovete tener conto che ci ha messo un po' di tempo. Ecco perché ci vuole tempo per far arrivare certi giocatori in condizione. Probabilmente Ma Barrato, infatti, perciò Minotti bisogna non sono preparare la quelli che squadra vediamo noi. dall'inizio. Capito, Valentino? Cioè non sono Io i. sono d'accordo. Infatti l'anno prossimo la squadra andrà preparata d'estate, non arrivare Ma all'ultimo perché Baracco non giorno. gioca, ragazzi? Perché Baracco non gioca l'anno Beh, prossimo? l'ha detto il mister. Io non ho Non solo è il fuori mister. squadra, però ha detto qua nessuno è fuori squadra. Però in questo momento lui, che lo Fuori vedo con Giorgio. giocare, non è in condizioni come gli altri. Ok. L'allenatore è lui. L'allenatore è Io ho una lui. domanda, io ho Lui una vede domanda da cose farvi, che noi non ragazzi. vediamo. Noi vediamo solamente la partita la domenica. Certo, Capito? Quello invece li vede durante il. Se ne rende conto se uno non ce la fa, già arriva, gna fa. E allora dice, allora senti, mo ti alleni meglio e poi giochi pure tu. Io ho una domanda da fare, su ben ci venga, Ho Valentino capito, dai, Sottosegretario. Cosa signori. voglia? Io ho detto, ho detto una cosa prima, perché io di tanto lo so che Valentino mi odia. Ma se ben No, ci ma venga, ci venga, se ben difendibile. ci venga, avesse giocato, dunque, il girone Era C Juve Stabia al momento. Della Lega Pro, nel girone C della Lega Pro, il nostro girone è il più difficile. Ma se ben ci venga, che come ha detto giustamente l'altra volta, è un genio, nelle sue qualità cerca di mettercela tutta, anche se quella è la sua. Nel girone A o B avrebbe giocato meglio, secondo voi? Avrebbe fatto la panchina come dovrebbe farla da noi. Se noi avessimo avuto un terzino destro, Benchimengo non avrebbe mai visto nemmeno la panchina, sarebbe stato in tribuna. Oggi ho fatto un tiro al volo, non so se l'avete visto. A Sì, un ho certo visto. punto, allora Biagio, te lo racconto perché era il primo L'allenatore te l'ha tempo. C'è stata detto, un'azione da calcio no. d'angolo. Ha detto di no Un'azione da perché calcio non d'angolo, c'era la più palla è cosa che arrivata doveva in fare. alto fuori. Benchimengo da 35 40 metri, è tirato al volo, la palla è finita vicino alla panchina. Doveva tirare sotto la curva sud, è arrivata vicino alla panchina ospite il pallone. Ha svirgolato, non si capisce che voleva fare, ma se già non riesce a fare un passaggio a terra a 2 metri. Ma veramente è una cosa imbarazzante. Se avesse giocato negli altri gironi sarebbe stato, avrebbe giocato meglio, secondo te? O comunque è proprio scarso in tutti i sensi. Ma è scarso, dai, non è proprio in grado. Può fare la Serie D, ben ci venga. Quello è il livello suo. Vincenzo? Manu, vai. Vincenzo, rispondi che poi dico una cosa io su Benjamin. Ma senti, io so, Benjimenga diciamo che nelle ultime partite è migliorato, però diciamo da 3 è arrivato a 4. Di buona volontà, gli vuoi dare un 4 Oggi per la buona volontà? Si è impegnato. ho fatto un altro inchino a un certo punto, adesso è il primo tempo, poi... Però vedi, a volte servono, vedi che noi ci siamo beccati un gol perché l'inchino va preparato, non è una cosa che riescono a fare tutti, e voi la buttate lì. C'è un detto a Foggia che dice più o meno così, io poi foggiano parlo malissimo, però provo a dirlo, che un figlio mupo a mamma non tende. Quindi il figlio scemo, però la mamma lo capisce quello che dice. A volte dovete capire che cosa c'è dietro una risposta. Non so se avete notato, quando è andato in trasmissione Mister De Zerbi, ha difeso, come avete notato voi, ha parlato di tutti i giocatori, ha parlato bene di tutti, nel senso che ha dato una giustificazione a tutti quelli che ha parlato. Però, badate bene, lui non ha citato nessuno dei giocatori in gran forma, o quelli che comunque sono andati meglio degli altri, cioè lui non ha citato Iemmello, che è uno che in testa alla classifica cannonieri o ai vertici della classifica cannonieri, quindi uno che ha segnato parecchio, non ha citato Sarno. Ha citato quelli, secondo me, che sono più soggetti alle critiche dei giornalisti, del pubblico. Perché? Perché lui capisce che questi hanno bisogno di essere un po' più sostenuti. Quelli sono i giocatori che si ritrova e cerca quindi di tenerli al meglio.
non a caso, il primo Ma io che ha figurati, io citato è lo stato sostengo. Bencivenga. Il primo che ha citato è stato Bencivenga o no? Rivedetevi il filmato, il primo che Ma cita è stato lo lui. so, ma io infatti Bencivenga, chiaramente c'ha la maglia del Foggia e lo sostengo, lo sosterrò sempre finché Certo. gioca con noi. Chiaramente per l'anno prossimo spero che ci sia un altro al posto suo e anche al posto della riserva. Cioè, che Sì. lui non sia proprio in rosa, cioè, non è in grado, dai, non possiamo avviarci a fare un campionato da prima posizione con Bencivenga in rosa, non è. Cioè, Va non c'è bene. una qualità nessuna, Non non mi salta piace. l'uomo, non sa crossare, non sa difendere, corre, corre, vedi questo che corre, sta sempre fuori posizione. Non. Mi dispiace perché sarà un bravo ragazzo, tutto quanto, però. Ma noi non critichiamo la persona, critichiamo quello che ci sembra essere Io quello che anche gli, guarda, percepiamo io noi. ti Magari dirò, sarà sfortunato, ce n'ho magari non anche gli per riescono le cose. Iemmello. Alla fine ce n'ho anche per Iemmello, perché è vero che ha fatto 12-13 gol, quanti ne ha fatti, però l'attaccante deve segnare i gol quando gli capitano le occasioni, non che tu poi nel computo fai 13 gol, perché tutte le occasioni clamorose che ha avuto e non ha sfruttato, quelle le stiamo pagando, pure quelle. Cioè, tipo, ne ha avute diverse come quelle di oggi, anche in altre partite, e deve segnare, l'attaccante deve segnare. Certo. Non è inutile che sì, è chiaro, abbiamo fatto 50 gol, lui ne ha fatti 13, e il nostro centravanti è normale pure, no? Che lui abbia fatto tutti questi gol. Però tutti quelli che ha sbagliato pure sono importanti, insomma, ci hanno fatto perdere dei punti, così come ce l'ha fatti perdere Bencivenga. Vincenzo, ci facciamo un ultimo passaggio su quelle che sono le attese per queste novità societarie che la settimana prossima dovrebbero arrivare. Che cosa ci dobbiamo augurare? Posto che abbiamo capito il senso della fiduciaria, no? Insomma, ce l'hai spiegato benissimo. Cosa ci dobbiamo augurare? Speriamo solo che ci sia gente che voglia investire nel Foggia e a Foggia, perché anche oggi mi sembra che non c'era tutto esaurito allo Zaccheria. Quindi, insomma. Le motivazioni che spingono queste persone di Milano, giù, insomma, del nord, a investire soldi quattrini a Foggia non si riescono bene a capire, se non, diciamo, il dio denaro, insomma, ecco. È un fatto negativo questo, secondo te? No, Cioè, assolutamente. il fatto che un'azienda stia su economicamente, che chiuda i bilanci in attivo e quindi distribuisca degli utili, è un fatto negativo, cioè mica ci deve essere il mito di perdere soldi a tutti i costi. No, L'ultimo Foggia assolutamente. in Serie A, l'ultimo Foggia in Serie A era un Foggia che vinceva, divertiva. Lo citano ancora adesso a Sky facendo la serie sul 1992. Citano ancora il Foggia di Zeman, però era un Foggia che aveva uno dei pochi bilanci in attivo della Serie A, uno dei pochissimi bilanci in attivo della Serie A. E mica è un difetto, quello è un pregio perché ti dà la sostenibilità all'iniziativa nel tempo, non Sì, trovi? ma sono d'accordo, io non metto in dubbio questo. Spero solo che, diciamo, che questi investimenti si allargano anche al campo, insomma, alla città di Foggia, perché ne ha bisogno. Cioè, immagino delle strutture sportive dedicate alla squadra che ora non ha. Posso immaginare, insomma, un settore giovanile insomma, che si chiama Vitale, quindi con strutture dedicate al settore giovanile. Quindi, a uno stadio un attimino, insomma, che si chiama stadio, perché uno stadio in queste condizioni, insomma, non riusciamo a riempire 5.000 posti. Ecco, speriamo, ecco, che vengano queste intenzioni e che non si limitino solo a investire nel Foggia Calcio, insomma, ecco. Certo. Manu, tu come la vedi? Io spero che quando ci siano questi cambiamenti societari ci siano degli interventi concreti, Biagio, cioè come ha detto già Vincenzo, innanzitutto la riconferma di allenatore De Zerbi, di calciatori importanti come Sarne e quant'altro, e soprattutto che vengano anche costruiti degli impianti sportivi e che soprattutto ci sia una cosa che non tanto fa proprio il gioco italiano, investire proprio sui giovani, farli proprio crescere. Però sai cosa è Biagio? Non è che io parlo per me, ma penso anche tanti altri. Noi non siamo contenti.
fatto è che comunque è un purgatorio che dura da più di 20 anni o 20 anni che comunque Foggia sta in Serie C, capisci? È normale che in un certo qual modo comunque la gente abbia timore. Certo che se comunque a campionato finito già si vedono praticamente dei ricambiamenti, già la cosa ha un senso che è completamente, insomma, completamente diverso, ecco. Comunque io quello che mi auguro è che siano, diciamo, principalmente persone serie, perché che non ci siano le solite tarantelle, insomma, che sia gente che parla chiaro, che sia sincera con la tifoseria, con tutti. Poi i programmi si possono discutere, però diciamo, mi auguro sia gente seria che faccia le cose fatte bene. Poi senza fare il passo più lungo della gamba, io posso pure, se c'è lungimiranza, posso pure accontentarmi di un altro anno di C, non, e fare le cose bene come quest'anno, non ci possiamo lamentare del campionato che abbiamo fatto. Sociale foggiano, purtroppo è quello economico, anche quello che è, capisci? Ecco perché comunque io qualche volta penso, cioè, perché Foggia? Una cosa che naturalmente incuriosisce anche me, anche perché viaggio tra i poteri del calcio, ma adesso per sfortuna che quando poi una squadra va anche in Serie B, non facciamo grossi sogni, in Serie B proprio anche tutto il tessuto economico miracolosamente anche cambia. Però invece tornando comunque un po' più a noi, io mi auguro veramente, come ha detto anche Valentino, che ci siano dei cambiamenti proprio positivi. Cioè, magari sì, posso farci un altro anno, però dai, perché no? Se l'anno prossimo si fanno come tutto pochi innesti, ma giusti, va subito in Serie B, saremo più felici del mondo. Sono Certo, certo. semplicemente No, un po' anche stanco di perché fare i sentire la programmi è stessa facile. musica. No, dicevo, anche perché fare i programmi è facile, però poi andare in Serie B non è mai semplice, perché No, poi poi, quest'anno ne no, no. andrà una, forse ne andranno due, però l'anno prossimo ci ritroveremo tutte queste squadre che quest'anno ci stanno davanti, tutte tranne una ce le ritroveremo ugualmente nel girone, quindi sarà un'altra battaglia pure l'anno prossimo. Sì, noi dobbiamo tenere presente che potrebbe succedere benissimo che una sola salga, la prima, Appunto. e le altre due vanno a fare i playoff e non passano. Magari ci ritroviamo in Lecce, la Salernitana o il Ma Benevento, comunque con un altro campionato. una cosa è sicura, che anche le squadre che adesso sono davanti a noi e noi diciamo hanno programmato, hanno messo soldi, hanno speso a destra e a sinistra, abbiamo la matematica certezza Appunto, che che uno alcune di non loro faranno il risultato salirà. del Foggia, cioè sì, faranno un campionato, si saranno No, va salvate bene, con il Foggia 38 ancora giornate no. di anticipo, però il Foggia è salvo. Lo so, però io adesso andiamo a vincere a Matera e poi rifacciamo i conti. Sì, no, assolutamente, noi siamo gli ultimi diciamo a mollare, per carità, tanto non ci costa niente, non ci costa niente. Poi d'altronde c'è da dire una cosa, che fino a che questa gente va Sono 6 punti. finché abbiamo il portiere che va all'ultimo minuto sotto la Esatto. porta, vuol dire che la partita la vogliono vincere. Quindi io sono ottimista da questo punto di vista. Io È in solo viaggio. statisticamente un pochino le Eh beh, nostre certo, scendono è le più nostre difficile, probabile. possibilità, cioè, Però ce la chiariamoci. possiamo fare. Dimmi, Volevo Manu. dire una cosa anche, Biagio, lo sappiamo che Narciso non è nuovo a questi, diciamo, interventi, ma io penso che oggi, particolarmente oggi, perché io penso che quell'autogol che c'è stata, che c'è stato, se lo riprovasse a rifare, non riuscirebbe più, perché la palla ha preso una traiettoria così perfetta e così strana che è andata in porta. Ma si vedeva proprio la volontà, Biagio, di Narciso, di volersi in un certo qual modo riscattare, proprio lo vedevo, cioè, diciamo, come dire, emotivamente provato da questo dispiacere, e fisicamente ci si può vedere che voi cercava di Certo, diciamo, di poter no, insomma, ma metterci una pezza in un certo qual modo. Si io vedeva. ho avuto occasione di conoscere Narciso a inizio campionato quando siamo stati ospiti insieme a Contropiede, una trasmissione. Scambiamo due chiacchiere e lui disse: sì, ma il vero dramma del portiere è che gli errori del portiere se li ricordano tutti. Perché il portiere, se ti fa un errore e cinque paratone e la squadra perde 1-0, si dirà che la squadra ha perso per autogol del portiere o per un errore del portiere o del difensore, è la stessa cosa. Se tu hai un attaccante che ti fa 5 errori e mette dentro un solo pallone e poi si vince 1-0, tutti diranno, come hanno scritto dappertutto, Quello che dico io di gemello, infatti. che Iemmello ha steso quella tale squadra, Sarno ha steso mettici la squadra che ha senso. Poi magari lui ha commesso più errori in fase finale
del portiere, ma mentre si rimedia all'errore dell'attaccante perché fanno altre tre azioni, una la mette dentro e vinci, e invece le partite per 1-0 si perdono. Noi abbiamo perso 2 punti oggi per questo errore congiunto fra Potenza Narciso. e Ma è stato Narciso. incredibile Ma come è avvenuto, attenzione, Piaggio. attenzione, chi È è? incredibile come è avvenuto. Ma attenzione, Incredibile. ma noi abbiamo perso i 2 punti anche perché qualche attaccante del Foggia si è mangiato il gol. Esatto. Però tutti Sì. si ricordano di Potenza e di Narciso, mica fanno il no, dicono, guarda, se non era per Ma noi quell'attaccante del fossimo primo stati tempo, 2-3-0 il primo tempo, l'errore di Narciso, poteva era farne 3 di irrilevante. errori, non Sì, succedeva niente. esatto, è vero, giusto. Scusate, Di Manu, domani vai, vai. domani l'anniversario di Franco Mancini, volevo dire Sì. semplicemente questo. Insomma, sono 3 anni che mi sa che è venuto a mancare più o Sì, meno. sì. E comunque, insomma, io lo ricordo sempre e voglio continuare a ricordare come il più grande portiere che Foggia abbia mai avuto. Punto. Il legame fra i tifosi del Foggia e Franco Mancini è elevatissimo, è rimasto tale e l'affetto lo dimostra il nome che è stato dato alla Curva Nord. Io saluto Valentino, saluto Manuel, saluto Ciao, Vincenzo a e giovedì. do Ciao. appuntamento a tutti per giovedì sera. Buona settimana a tutti. Saluti dalla Germania. Anche a voi, Ciao. altrettanto. Ciao, ciao. Ciao. Ciao, ciao, ciao.